Bentornato nel mio canale YouTube, ti auguro un mese molto significativo e meraviglioso, pensa sempre positivamente. La fortuna arriverà presto a tutti. Oggi è mercoledì 4 maggio 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Scorpione, qualcosa si aggiusta ma non tutto. Con la coppia Luna-Giove in quadratura, le vostre difficoltà si appianano ma non del tutto. Certo, in famiglia c'è concordia e la casa, nonostante sia affollata e molto disordinata, è sempre un nido a cui tornare con piacere, sicuri di trovarvi oltre al disordine anche affetto e una cenetta coi fiocchi. Nemmeno Mercurio vi delude, uscendo dall'opposizione con la quale vi ha messi alla prova, insieme al Sole, Venere e Urano, tutti asserragliati in Toro, oggi cambia postazione, andando ad occuparsi con successo dei vostri investimenti, ma mettendo anche il naso tra le vostre simpatie e i vostri segreti. Cosa che vi creerà un po' di turbamento. Il rapporto di coppia risente di una discreta ambiguità, e sono possibili anche falsità, egoismi, bugie e qualche tradimento. L'incompatibilità dei caratteri potrebbe fare la differenza che porterà a una crisi di coppia molto seria. L'amore è destinato a diradarsi e le coppie a dissolversi. I single, pur avendo buone opportunità, non sapranno sfruttarle e annasperanno in un mare di indifferenza alle loro problematiche. Buone energie planetarie si configurano per voi. Un cielo carico di energie apre prospettive nuove. Proiettatevi in progetti ambiziosi che sappiano migliorare la vostra situazione in tutti i sensi. Ottime notizie in arrivo. Anche qualche telefonata piacevole oggi potrebbe tornare a farvi sorridere. Monotonia in amore. Tutto sembra fermo e statico, e non sarete certo voi a dare la botta di vita. Pazientate. Emozioni in serata che si potrebbero concretizzare in tenerezza o piacevole compagnia con amici. Possibile nuove amicizie molto interessanti che potrebbero stravolgere la vostra vita e i vostri ritmi di vita. Discussioni sul lavoro, parte delle quali inutili e noiose. Non badate alle critiche che oggi vi verranno rivolte. Anche per chi studia oggi potrebbero esserci discussioni, soprattutto nel primo pomeriggio. Chi lavora in ufficio faccia particolare attenzione al capo ufficio. Oggi ci vuole davvero poco per mandarlo fuori dai gangheri e potrebbe essere molto severo oltre che molto cattivo. Giove favorisce la ricerca di soluzioni vantaggiose per chiedere prestiti e mutui, quindi non vi resta che approfittarne valutando con prudenza le varie offerte e senza, tuttavia, farvi prendere dalla fretta cui Marte pur cercherà di indurvi. Potreste trovare un valido alleato in un amico che vi viene incontro. Aprite il vostro cuore ma non lasciate che trapelino i vostri sentimenti e le vostre angosce. Non mostrarti diverso da come sei. Una proposta accattivante. Grande passionalità. Esperienze eccitanti. Un ariete sarà importante. In amore, però, ciò potrà urtare la suscettibilità del partner e creare momenti di disappunto o malintesi. Cercate di viziare meno i vostri figli o il partner, oppure anche i vostri genitori, ne guadagnerete in salute. Cercate di solidificare una relazione di lavoro in questa giornata, poiché è importante che dimostriate proprio oggi che ci tenete a questo rapporto. Una cosa saggia da fare, invece di avventarsi in affari che non vi competono, è quella di razionalizzare il vostro lavoro. La vostra versatilità, il desiderio di essere eccentrici, il gusto di stupire, sono all'ordine del giorno in questo mese centrale di primavera. È un maggio che vi vede esplodere con la vostra personalità più autentica tra amici e conoscenti, vecchi e nuovi. Marte, astro della voglia di affermarsi, transita in posizione particolarmente felice per voi, dal Cancro e vivifica il vostro spirito consentendovi una bella e facile armonizzazione con l'ambiente circostante. Dovete fare attenzione perché potreste litigare con chi vi circonda. La Luna è dissonante, e questo potrebbe spingervi a dire qualche parola di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di valutare nuove proposte, tenendo conto del fatto che Mercurio e Venere sono ancora opposti. Il segno dello Scorpione potrebbe accendersi con qualcuno oggi e causare un litigio. La Luna è dissonante e porta dubbi anche in amore. Sul lavoro valutate bene le nuove proposte anche perché, per ora Mercurio e Venere sono ancora opposti. Restate sempre in disparte quando si tratta di prendere decisioni scomode, che potrebbero alterare il rapporto con gli altri. Tuttavia, in questa giornata, riuscirete finalmente ad esprimere un vostro parere. Anche se non sarà condiviso,
sarà importante far capire che ci sono altri punti di vista da prendere in considerazione, che non sempre si può accondiscendere in modo passivo, per mantenere una pace fasulla. Casa dolce casa, questo sussurra come un mantra la coppia Luna-Giove in quadratura al vostro segno. Magari in altri momenti in quel piccolo castello vi sareste sentiti prigionieri. Ma ora che le porte e le finestre si sono aperte vi godete il riposo serale sul terrazzo, senza nessuna velleità di andare fuori a cena o altro. A darvi sollievo anche l'uscita di Mercurio all'opposizione, dove per settimana vi ha tenuti d'occhio, supportato dal Sole che tutto vede e sa. Venere e Urano, finalmente leva le tende e va ad occuparsi di segreti aziendali o di letture esoteriche, magari attraverso un romanzo psicologico indagherete anche su voi stessi e sulle vostre passioni segrete. Amore ed Eros, torchiati dal partner, che vi ama, ma lo fa in modo così possessivo che perfino la vostra gelosia al suo confronto è acqua fresca. Indagini incrociate dunque, come in un giallo di buon livello. Voi sorvegliate lui e lui di riflesso fa lo stesso con voi, in doppia o tripla misura però. Ma chi sarà il più scafato, acuto e perspicace dei due? Voi naturalmente, siete dello Scorpione. Tensioni di coppia superate grazie a una notte magliarda, mettere in pratica quello che avete imparato dalla letteratura erotica è sempre intrigante oltre che piacevole. B e i ricordi del passato da cui staccarvi lentamente e con dolcezza, conservate solo i più belli. Quelli che a pensarci vi faranno sorridere con tenerezza. Giornata perfetta per rappacificarsi con la persona amata, grazie ai favori della Luna. Organizzate al più presto una visita a una città d'arte. Uno stage di biodanza per rimuovere i blocchi energetici e divertirvi. Marte positivo vi regala uno speciale affiatamento erotico con la vostra dolce metà, con cui sviluppate una maggiore voglia di corrisponderle affetto, in special modo se festeggiate il vostro compleanno tra il 28 di ottobre e il 4 di novembre. Delicati e sensibili, venite incontro alle esigenze della famiglia d'origine del partner e mostrate comprensione e capacità di razionalizzare gli eventuali problemi. Se siete single, vi dichiarate a una persona che vi è cara da molto tempo e vi ha da sempre incuriosito. Lavoro e denaro, se intendete accendere un mutuo per cambiare casa o acquistare un buchetto perduto nel verde, dove siete convinti che la pandemia non potrà mai toccarvi, otterrete condizioni economiche agevolate, dunque via libera all'acquisto o, in caso opposto, alla vendita di quella proprietà ereditata di cui vi volete sbarazzare. Investimenti proficui ma a lungo metraggio. Gli effetti diverranno visibili solo molto più in là. Non sentirti male con te stesso pensando che il tuo lavoro non è significativo o importante. Il vostro duro lavoro fa una grande differenza per le persone intorno a voi, fate il vostro lavoro con orgoglio. Plutone, ora per voi super positivo e se siete della terza decade, vi invia un aspetto notevolmente produttivo dal punto di vista della concentrazione intellettuale dal Capricorno, segno della volontà di approfondire. Se siete sotto esame o vi preparate a concorsi, è questo il miglior contributo che lo zodiaco vi può fornire per vincere. Benessere, un filo ingrassati, bella forza con i meravigliosi manicaretti che il partner in gesto d'amore vi prepara dalla mattina alla sera non potrebbe essere altrimenti. Sì, avete proprio bisogno di esercizio fisico in tutti i sensi, in casa e fuori. E allora cosa aspettate a mettere il guinzaglio a Snoopy per andare a fare una corsetta al parco? Farà bene sia al suo umore, sia alla vostra ciccia. Potrebbe sembrare impegnativo esprimersi spontaneamente oggi. Attenetevi alla vostra routine e aspettate che questo periodo passi. È importante fare un po' di esercizio in modo che l'energia repressa venga rilasciata nel più breve tempo possibile. Per lei, un piccolo rancore irrisolto e indichiarato vi rovina lo stomaco e la giornata. Sforzatevi di parlarne e avrete il piacere di vederlo ridimensionare, sgonfiato come un palloncino bucato. Chissà perché non l'avete fatto prima. Per lui, ok al mutuo o al prestito bancario concesso senza grossi problemi. Ora sì che potete accedere alla casa dei vostri sogni, quella che avete già adocchiato ma non sapevate come fare. Colore delle emozioni, bianco crema. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 9. Benessere, 7. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro,
La fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.